Questo è un congresso in cui noi rinnoviamo tutte le cariche, questa è la prima provincia in tutta Italia che facciamo il congresso qui a Salerno, perché Salerno per noi riteniamo che sia una delle province più importanti d'Italia, quindi abbiamo deciso di farne proprio il primo congresso sui migliaia di congressi che faremo in tutta Italia. Rinnoviamo le cariche perché le dobbiamo adattare ai nuovi momenti organizzativi che ci sono nella città di Salerno, nella regione Campania, nel nostro paese, quindi dobbiamo creare un gruppo dirigente che sia all'altezza di affrontare le tematiche che adesso vengono avanti nel nostro paese, anche in previsione delle elezioni politiche che ci saranno. Quindi ci siamo già riformati noi e aspettiamo che la politica si riformi per poter avere dei confronti per portare avanti, per raggiungere gli obiettivi, non ultimo quello del contratto nazionale di lavoro, che tende, che tarda a realizzarsi, e che avremo sicuramente subito dopo il nostro congresso avremo delle battaglie per portare avanti il nostro contratto nazionale di lavoro. Quindi rinnoviamo le cariche per essere più pronti, per essere più risolutivi rispetto alla soluzione del contratto. Questa mattina a Salerno si celebra il congresso della Federazione dei Lavoratori dei Poteri Locali. All'interno di questa federazione vi sono diverse professionalità, ma è fondamentale dire che tutta la federazione si muove nell'unione, nell'unità di intenti, per tentare di risolvere i problemi dell'amministrazione di tutti i lavoratori che in questo comparto dalla mattina alla sera dedicano la loro vita per far funzionare un ramo importante dell'amministrazione pubblica dello Stato. Vi sono problemi enormi nella sanità, problemi negli enti locali, problemi che attengono soprattutto alla mancanza di risorse, che per sciagurate proposte e risoluzioni governative hanno consentito la grande difficoltà di gestione, e soprattutto sono lavoratori che hanno avuto la pazienza di attendere 9 anni per incominciare a vedere un contratto che possa riconoscere loro professionalità, disponibilità, impegno e sacrificio. Oggi a Salerno questo congresso ribadirà tutto ciò che è nella filosofia della UIL: impegno, passione e tanto lavoro a difesa e tutela dei lavoratori del comparto e di tutti i cittadini. È un bellissimo congresso questo, perché è un momento particolare della sanità campana, che è in fase di rinnovamento, e tra l'altro il tema dell'importanza di chi lavora all'interno degli ospedali pubblici e privati è un argomento importantissimo, è sempre un argomento importantissimo, ma credo che anche questo, in questo particolare momento, sia particolarmente importante e che porti delle novità, delle nuove idee. Il congresso oggi della UIL FPL inaugura la stagione congressuale delle categorie, che porterà poi la UIL confederale a giugno a fare il congresso nazionale. È un momento particolare perché dopo 10 anni di blocco dei rinnovi contrattuali finalmente sta partendo la stagione dei rinnovi, grazie all'accordo del 30 di novembre che fecero CGL, CISL e UIL col governo Renzi. Abbiamo già sottoscritto l'accordo per le funzioni centrali, cioè per statali, per gli enti pubblici non economici, per le agenzie fiscali. Stiamo discutendo in questi giorni per rinnovare i contratti sia della scuola e sia degli enti locali e della sanità, che quelli che oggi discuteranno nel loro congresso. È una stagione importante perché ripristina non solo la triennalità dei contratti dopo 10 anni di blocco, ma ridà spazio al sindacato con nuove relazioni sindacali e con un potere di intervento che si era perso grazie alla legge Brunetta, che aveva delegificato tutte le materie. Quindi è un momento importante, speriamo di chiuderli entro febbraio questi contratti per dare ai lavoratori un incremento economico, soprattutto, ripeto, un ruolo diverso, nuovo e con una presenza di partecipazione del sindacato nelle aziende.